Mi chiamo Fabio Introcaso, vengo da Sassari in Sardegna e ho scoperto il dottor Palmas, ho avuto il piacere di conoscerlo più di 10 anni fa a una fiera campionaria a Sassari, eravamo vicini di stand e quando ho avuto il problema da risolvere dei denti mi sono ricordato di lui perché ho visto i spot su Facebook e ho contattato per avere un preventivo. Da quando avevo 30 anni, piano piano sono andati, nessuno riusciva a risolvere il problema, le soluzioni erano momentanee, temporanee, quindi alla fine, dopo 30 anni, 25, ho deciso di intervenire in maniera importante e io mi sono trovato molto bene, quindi con i medici niente da dire, veramente, perlomeno nel mio caso personale, molto professionali e sensibili, portati al rapporto con la persona che hanno davanti. Sicuramente è diverso dall'inizio, sicuramente diverso dai provvisori, perché ho finalmente riacquistato quella che è la masticazione mandibolare dei molari, cosa che mi mancavano da veramente troppi anni e che nei provvisori non c'erano, quindi è una sensazione in più. Per il resto nessun fastidio. Un detto giapponese dice: se non sai sorridere, non avere rapporti con gli altri. Quindi soprattutto poi nel mio lavoro era basilare avere un ottimo rapporto di comunicazione visiva con i miei collaboratori, con i miei clienti e con le persone che mi circondano. Problemi a socializzare? No. Però ultimamente con le ultime cadute non erano più denti posteriori, quindi mi sono trovato in situazioni dove il Covid mi ha salvato perché c'era la mascherina. Altrimenti avrei dovuto trovare altri modi per lavorare. Lo consiglierei come esperienza. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, per cui se persone non hanno problemi economici e vogliono lavorare nella loro città di residenza, buono per loro. Ma altrimenti al giorno d'oggi anche il fattore denaro è importante. Non tutti possono spendere 30-40 mila euro per fare un lavoro che ce ne possono volere 10.000-12.000. L'unico problema è oggettivamente il tempo, perché stare fuori da casa per 12-13 giorni diventa impegnativo, però ci si può organizzare.